Buongiorno da Cocud. Oggi proviamo a vloggare. Scusate gli occhiali, ma senza non riesco a stare, nonostante il cappellino. E niente, volevo un po' raccontarvi com'è la situazione attuale qui in Thailandia. La Thailandia è cambiata con la pandemia? Ma devo dire di no, per fortuna. I prezzi sono leggermente aumentati, soprattutto per quanto concerne il cibo. Le sistemazioni più o meno hanno gli stessi prezzi che abbiamo lasciato all'inizio del 2020. Poi dipende ovviamente sempre dalla sistemazione che una persona cerca. Io personalmente preferisco sempre che comunque bungalow basici. Ovviamente puliti, con frigo, aria condizionata. Per un bungalow del genere noi stiamo spendendo circa 27 euro al giorno. Considerate però che non è un bungalow tipo questi in spiaggia che guarda direttamente la spiaggia. Il nostro è un bungalow in giungla, che va benissimo, perché vi assicuro che si dorme, che è una meraviglia, ragazzi. Si sentono solo i rumori della natura. Ci sono tantissimi corvi attorno al nostro resort e questa è cosa buona, perché se ci sono corvi, ma corvoni enormi, vuol dire che non ci sono serpenti in giro. Quindi va bene così. E qui a Koh Kud rispetto a Koh Phangan, ecco, è leggermente più caro. Sempre ripeto, parlando di sistemazioni, a Koh Phangan, poi vi metterò qui da qualche parte qualche foto. Abbiamo trovato un resort dove abbiamo. A parte che avevamo la spiaggia tipo 20 metri, ma veramente, cioè uscivi dal bungalow, facevi 20 metri e avevi la spiaggia. E anche quello bungalow basico, con aria condizionata, frigorifero, bollitore, cassetta di sicurezza, bagno enorme, acqua calda. Non è scontato in Thailandia trovare l'acqua calda, ragazzi. Soprattutto nelle sistemazioni più economiche. Spesso trovi l'acqua fredda, che va bene, voglio dire, farsi una doccia con l'acqua fredda, che poi qui non è mai fredda, va benissimo, E a Koh Phangan abbiamo speso però 18 euro al giorno, molto meno rispetto a qui. Ripeto, stessa sistemazione, pulita, a due passi veramente dalla spiaggia. Quindi, che dire? La Thailandia non è poi cambiata più di tanto rispetto al 2020 pre-pandemico. Per cui io vi consiglio di farci un salto, ragazzi, perché merita veramente. Poi si mangia con niente. Io e mio marito spendiamo sui 10 euro al giorno in due per mangiare. Cucina Thai ovviamente, perché poi è ovvio che se vai in un ristorante italiano, come fanno tanti, anche noi siamo andati alla fine a mangiarci un piatto di spaghetti. Però nei ristoranti italiani spendi, perché ovviamente la roba è tutta importata, quindi ci sta. L'unica cosa forse, anzi senza forse, a cui bisogna prestare attenzione sono gli scam, le truffe, che attualmente a Bangkok sono proprio una dietro l'altra all'ordine del giorno, con i vari taxi o barra tuk-tuk. Ecco, con quelli bisogna stare veramente attenti, perché per coprire distanze minime sono capaci di chiedere qualcosa come 15, 18, 20 euro, cioè che è una roba che non esiste. Qui non esiste, quindi se venite qui prestate molta attenzione ai taxi, chiedete
chiedete sempre, sempre di accendere il tassametro. Se non lo accendono, ringraziate, scendete dalla macchina e prendete il taxi successivo. Quindi, occhio alle truffe. Il mare è questo, si commenta da solo. L'acqua è assolutamente cristallina. C'è alta marea in questi giorni che porta tanta plastica purtroppo in spiaggia. La mattina quando arriviamo io e mio marito ci mettiamo a tirar su bottiglie e quant'altro. Facciamo un po' di pulizia a spiaggia. E ragazzi, tutti dicono, ah, ma come il mare delle Andamane, qui siamo sul golfo della Thailandia, ai confini con la Cambogia. La Cambogia è praticamente da quella parte, a pochissime miglia marittime, e nel golfo diciamo che è risaputo che l'acqua non è come dal lato Andamane, Phuket, Krabi, Koh Lanta, Koh Lipe, ecco. Ebbene, devo dire che io, che sono stata anche in quei posti, devo dire che l'acqua qui non ha niente, niente da invidiare al sud, al lato delle Andamane. Ecco, lì è appena arrivata una speedboat, probabilmente smonteranno persone o ha persone da portare via. E vi lascio con questo panorama, ragazzi. Qui le spiagge sono tutte bellissime, ma questa è la mia preferita in assoluto. Si chiama Bang Bao, è una baietta come potete vedere. L'acqua qui, anche se c'è onda, l'acqua qui è sempre quasi ferma. È una piscina naturale, guardate qui che meraviglia. Dimenticavo una cosa, ovviamente se avete domande da fare, scrivetemi qui giù nei commenti e appena posso vi rispondo. Ciao!